per aver fatto circa 20 anni di contatto con le discipline analogiche. E mi sono studiato tutti i passaggi e le evoluzioni che Stefano Benemeglio ha dato a queste discipline. E mi sono talmente appassionato che sono diventato, oltre che analogista, un docente dell'UPDA. E come tale faccio corsi, tengo corsi. E in questa fase di lezioni che ho tenuto negli ultimi anni, ho conosciuto tra gli altri anche Stefano Tirrò, che invito magari ad intervenire per raccontare magari qualcosa di sé, di quello che è stato un suo percorso, e per vedere e conoscere una persona che si è molto impegnata e ha tratto delle conclusioni relative alla sua vita, che adesso vi racconterà Stefano stesso. Dai, Stefano, di Eccomi, qualcosa. allora. Buongiorno, ciao Giulio. Devo dire che la conoscenza di Stefano Benemeglio e delle discipline analogiche mi ha cambiato totalmente la vita, perché ho avuto modo di conoscere me stesso, di capire quali sono i miei meccanismi mentali che, come tutti, mi chiudevano all'interno di una scatola dalla quale non riuscivo ad uscire, non riuscivo a prendere le mie decisioni, non riuscivo a sentirmi libero, sentirmi soddisfatto, raggiungere i miei sogni. E uno dei sogni che ho raggiunto è stato quello di diventare analogista. Quindi, dapprima facendo degli incontri di riequilibrio emozionale con Giulio, mi sono avvicinato a queste discipline. E quando ho capito le potenzialità e che io potevo anche essere di aiuto ad altre persone per uscire dalle loro impasse, ho iniziato a studiare appunto all'UPTA, ho fatto tutto il mio percorso formativo e alla fine sono diventato analogista ed oggi posso aiutare le persone che mi chiedono aiuto. Ti interrompo un momento per ricordarti una cosa, che il tuo passo finale prima di diventare analogista, con tutti i crismi che si devono alla figura, hai fatto una tesi di cui sono stato molto contento di essere il relatore. E la tua tesi, non per nulla, per confermare quello che hai detto, si intitola Il cammino verso il benessere e le infinite risorse della mente nel raggiungimento del benessere psicofisico. A segnalare che cosa in questa tua tesi, che è stata molto, mi è piaciuta tantissimo. Oltretutto, abbiamo scambiato idee, abbiamo scambiato pareri, abbiamo scambiato anche, come posso dire, delle esperienze. E questo è stato molto interessante anche per me, che in quel momento un pochettino ti guidavo, anche se tu avevi già maturato con la tua esperienza di vita tante cose. E mi è piaciuto molto, soprattutto di questa tua tesi, anche il fatto che hai portato dei casi che tu stesso avevi seguito in ordine a quello che è la preparazione, il tirocinio per diventare analogista. E in questo senso mi ricordo che i casi che hai portato erano molto, molto eloquenti. Quindi questo è quanto. Sì, mi sono capitati vari casi, sto comunque tuttora seguendo alcune persone nel loro percorso di riequilibrio e mi sono appassionato alla materia proprio per questo motivo, perché ho visto i risultati immediati. Questa è stata la massima soddisfazione, vedere proprio il cambiamento già dopo pochissimi incontri, dove si va questi incontri a ricercare quei turbamenti che poi segnano tutto il percorso della nostra vita, che creano dei pensieri che noi chiamiamo pensiero dominante e che ci chiudono all'interno di un sistema bloccato e quindi molte persone, per esempio nel mio caso che mi occupo prevalentemente di fisioanalogia, poi magari spiegheremo che cos'è, comunque è una branca delle discipline analogiche. E le persone manifestavano e manifestano, quelli che sto vedendo, addirittura problemi fisici.
e anche malattie. E quindi il fatto di poterli aiutare a risolvere i loro problemi ed essere finalmente liberi dalle loro malattie, questa è una soddisfazione incredibile. Fantastico, hai perfettamente ragione. Questo, eh sì, lo so, è in qualità di medico devo dire che questo è il campo della fisionalogia che mi è ovviamente, che mi ha appassionato di più, ma anche gli altri campi, se ben chiaro, quello della ipnosi dinamica, quello della comunicazione, sono estremamente interessanti. Però questo della fisionalogia, anche in qualità di medico, ma vedo che ha acchiappato anche te in questo senso qua, il riuscire a sollevare le persone, a tirarle fuori da problemi, disagi, complicanze delle loro esperienze, delle loro esperienze negative, e far cambiare a loro gli occhiali con i quali vedevano il mondo prima e lo vedono adesso con gli occhiali cambiati in maniera diversa e più propositiva, è veramente una grande conquista, soprattutto, come hai detto, anche risolvendo alcune situazioni oltre che psicologiche anche fisiche. Tu hai menzionato le malattie ed è assolutamente importante ricordare che la fisionalogia si occupa proprio anche delle forme psicosomatiche, importantissimo questo. Quindi vedo che ha preso anche te molto bene, sono contento che siamo sulla stessa linea, non per niente siamo amici, per chi pare. Questo è concetto. Sono appassionato. I risultati, a me quello che ha sconvolto è la velocità con cui si ottengono i risultati. Già dai primi incontri cambia subito la prospettiva. Alcune persone mi hanno testimoniato e tuttora ogni tanto mi mandano dei messaggi dicendomi che poi sono esagerati, dicendomi: ah, mi hai cambiato la vita, ma io non ho cambiato la vita a nessuno. Diciamo che hai scoperto che si può vedere la vita da un altro lato e quella matrice con cui vedevi la vita non era quella corretta, ma era condizionata dagli accadimenti che dell'infanzia soprattutto, che poi dopo hanno condizionato tutte le scelte anche. Perché è incredibile vedere come i turbamenti che sono stati subiti nei primi anni di età poi hanno determinato un percorso specifico, proprio una strada, cioè, ad ogni bivio già era deciso che si andava in quella direzione. Logicamente questo avrebbe portato a continuare sempre nella direzione sbagliata e le persone che venivano da me dicevano: io sono ormai, il mio destino è questo, io devo sempre prendere queste decisioni, devo sempre legarmi a questo tipo di persone, devo sempre soffrire. Il famoso destino. Hai ragione. E soprattutto adesso con le ultime scoperte di Stefano Benemeglio, con la timeline, con i demarcatori, eccetera, eccetera, è diventato molto più, come posso dire, semplice il cammino e, come hai detto tu, giustamente rapido, nel momento in cui, oltretutto, l'operatore non fa altro che interrogare l'inconscio del soggetto, del cliente, paziente, e quindi senza delle sue interpretazioni e letture che potrebbero essere inficiate ai problemi personali che anche l'operatore vive, perché per bacco si vive in questo mondo, quindi questo è quanto, e quindi qualche problema. Però cerchiamo anche, aiutandoci a vicenda tra analogisti, a risolverli i nostri, rimanere soltanto in ordinario. Comunque dicevo, con le ultime scoperte di Stefano, peraltro già questo atteggiamento era nella mente, si riesce a risolverli bene, rapidamente e senza inquinare con i nostri problemi quello che il paziente cliente mette sul piatto per noi. Ok, ti ringrazio tanto. Grazie a te. Non ti ringrazierò mai abbastanza. Oh, dai, sei molto carino. Mi hai fatto conoscere questo mondo. Ok, grazie, ciao. A presto.